Ha scelto Agriumbria il segretario della Lega Nord Matteo Salvini come prima tappa del tour in Umbria a sostegno della candidatura alla presidenza della regione del sindaco di Assisi Claudio Ricci. Felpa con marchio Umbria, tra foto con sostenitori e simpatizzanti, una birra e un panino, Salvini, accompagnato dallo stesso Ricci e dal presidente di Umbria Fiere, Lazzaro Boiari, ha visitato stand e padiglioni della più grande mostra mercato del centro Italia dedicata ad agricoltura e zootecnia, scambiando più volte battute con agricoltori e giornalisti sui problemi del settore e più in generale dell'Umbria. Noi vogliamo vincere, vincere per cambiare. Vincere per cambiare ovunque, da nord a sud, a partire dall'Umbria, che è una terra che merita tanto, che lavora tanto, che è ferma, che viene penalizzata nei suoi gioielli, e penso soprattutto all'agricoltura in ginocchio, ipertassata e massacrata da un governo che odia l'agricoltura perché si è venduta alle multinazionali straniere. Quindi noi ci siamo e ci saranno delle belle sorprese, non solo soltanto per la Lega, ma per il nostro candidato presidente e per l'Umbria stessa, perché noi ci mettiamo a disposizione degli Umbri, non imponiamo niente a nessuno. Non sono ovviamente mancati riferimenti alle politiche nazionali e internazionali. Innanzitutto il tema dell'IMU sui terreni agricoli. Solo un governo di cretini può tartassare con 360 milioni di euro un settore in crisi come l'agricoltura italiana. La prima tassa che toglierei qualora arrivassi al governo. Poi più genericamente di tassazione. Arrivare a pagare il 70% sul reddito o sul fatturato, neanche sull'incassato, è chiaro che ingessa il mondo. La legge Fornero, gli studi di settore, le partite IVA, il massacro dell'agricoltura ingessano il futuro, quindi noi vogliamo liberare energie e futuro soprattutto per i nostri ragazzi. Quindi si è parlato delle sanzioni economiche alla Russia. Sono sanzioni idiote e autolesioniste, scadono a luglio, spero che ci sia qualcuno che a Bruxelles e a Roma si renda conto che ci stiamo smenando noi. Con la Russia si dialoga, si commercia, si lavora, non si gioca la guerra. Infine, del problema dell'immigrazione clandestina. C'è troppa gente che non dovrebbe più essere qua, che ne combina di tutti i colori. E quindi se fossi al posto di Renzi bloccherei subito Mare Nostrum, Triton o chiamatela come volete, lavorerei per far scontare a casa loro la pena dei detenuti irregolari e di altre nazionalità. È chiaro che non puoi mettere un poliziotto sotto ogni albero. Però la certezza della pena e il blocco dell'invasione clandestina sarebbero sicuramente due deterrenti importanti. Il tour di Salvini è poi proseguito a Spoleto, dove ha inaugurato una nuova sede della Lega Nord, e si è conclusa a Nocera Umbra, con un incontro con militanti e simpatizzanti.